presidente della Conferenza Episcopale Italiana e primo collaboratore del Papa in Italia. Un applauso. Grazie. Benvenuto in questo oratorio, è un ospite speciale. Noi la preghiera delle 5 abbiamo già fatto, una preghiera bis, un discorso bis, un saluto bis che vorrei chiedere di farlo. Grazie. Ecco, intanto vi saluto. È vero quello che è stato detto dal vostro direttore, sono uno dei collaboratori del Papa rappresentando i vescovi italiani e proprio lunedì prossimo alle 5 avrò un incontro con lui. Ogni tanto devo anche andare a dire quello che combiniamo, no, noi vescovi italiani, perché il primo vescovo italiano è proprio il Santo Padre che è vescovo di Roma. Allora io gli dirò anche di questo incontro. Vedete, il Signore ci riserva sempre delle sorprese bellissime, perché io pensavo di venire qui, celebrare, poi stasera incontrare gli adulti per parlare di determinati argomenti, e invece mi sto accorgendo che la sorpresa più bella di questa giornata siete voi. Fra l'altro, quella di ieri e quella di oggi possiamo dire che è stata la prima giornata di primavera, perché anche da noi giù a Perugia era molto freddo, ma penso anche a Torino, nebbia, freddo. Oggi è arrivato il sole, da noi c'era un sole molto bello, ma la vera primavera siete voi. Voi veramente siete un'aiola meravigliosa, un'aiola piena di fiori di tutti i colori, come sono anche i vostri vestiti, e la varietà di età, la varietà anche di appartenenze, anche di nazioni. È bello vedere questa composizione bellissima di fiori di ogni varietà, di ogni colore, anche il colore della pelle è molto interessante e dà una vivacità. Voglio raccontarvi un fatto. Come tutti i vescovi, anch'io ho fatto la visita pastorale. Posso mettermi qui così li vedo meglio? Benissimo. E sono andato nelle scuole, Ponte Felcino, la quarta elementare, c'era una bambina dell'Etiopia, era l'unica di colore in mezzo ai ragazzi tutti bianchi. Allora, a un certo momento, questa bambina, ho visto che era un po' triste, e quasi ha cominciato a piangere. Dico, ma che ti succede? Ma perché, dice, loro sono tutti bianchi e io sono nera? Allora la maestra voleva spiegare un po' perché chi viene dai paesi dove c'è molto sole, molto caldo, per respirare è necessario la pelle. No, no, ho detto, maestra, questi sono tutti discorsi scientifici che in questo momento non ci interessano, lo spiego io. Dico, quando d'estate passo per la Val di Chiana, è bellissimo, poi c'è il lago Trasimeno, no? E vedo tutti quei girasoli, ma lì per lì, dico, guarda bello questo campo. O dopo un po' mi viene a noia, perché sono tutti gialli e alla fine diventa monotono. Quando io a primavera vedo un campo che è tutto pieno di margherite, belle queste margherite, sono il segno della primavera. Poi però sono tutte uguali le margheritine. Ma quando vado su per le valli, per andare verso Norcia, verso Cascia, no? Mese di maggio, mille fiori di tutti i colori, mille profumi. Allora veramente si sente il bisogno di ringraziare Dio per questa varietà. E allora ho detto alla bambina, il fatto di essere diversi, anche di colori diversi, anche di religioni diverse, forma un prato meraviglioso di bellezza dove si riflette la bellezza di Dio, perché vuole così tutti i suoi figli. Allora ecco, sono contento di vedervi qui anche diversi che venite da altre nazioni. Stasera
ho l'impressione, ragazzi, che abbiamo fatto la Pentecoste. Sapete cosa è successo alla Pentecoste, no? Che c'erano allora, siamo 2000 anni fa, Gesù era risorto da poco, gli apostoli erano in attesa dello Spirito Santo ed erano venuti un po' da tutte le nazioni del mondo allora conosciute, proprio perché molti erano ebrei che erano sparsi per il mondo. Poi gli ebrei avevano tanti amici che venivano da Roma, venivano dalla Mesopotamia, dall'Egitto, dall'Arabia, dalla Grecia, tutti i paesi del Mediterraneo allora conosciuti. E questa gente era molto diversa, parlavano lingue diverse. A un certo momento arrivò lo Spirito Santo e successe un miracolo. Pietro parlava e tutti lo capivano nella loro lingua. Ma sapete, io spesso mi sono domandato, ma com'è possibile un fatto del genere? Com'è possibile? E l'ho capito incontrando Madre Teresa, che a Firenze parlava un inglese stentato. Tutta la gente la capiva. C'era qualcuno che voleva tradurre. No, 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 non traduca, professoressa, disse una donna, perché Madre Teresa parla la lingua dell'amore e quando si parla la lingua dell'amore tutti la capiscono. Non c'è distinzione di razza, di persone, eccetera. Ecco, cari ragazzi, l'augurio che vi voglio fare, possa continuare questa bellissima Pentecoste dell'oratorio che l'ha inventata Don Bosco. E Don Bosco ha insegnato a parlare la lingua dell'amore, la lingua della Pentecoste. Allora non c'erano di altre nazioni, ma chissà cosa avrebbe fatto Don Bosco trovando i ragazzi come siete voi stasera e andando per le vie di Torino trovando... Ecco, Don Bosco ha parlato la lingua dell'amore, tutti i ragazzi l'hanno capito. Allora auguro che nel vostro oratorio, in tutti gli oratori, si sappia sempre parlare la lingua dell'amore. Vedete che la capiranno tutti. Grazie. Grazie, quindi, grazie. Vogliamo regalarvi un piccolo dono. È una felpa dell'oratorio. È una maglietta. Che con la scritta Bardocco. Allora. Prendiamo... Prima prendo la maglietta, no? Perché ho detto che viene la primavera e questa maglietta è il segno della primavera, ma voi siete già la primavera. Poi l'inverno sta passando, ma durante questo inverno ci voleva e il prossimo inverno, se è abbastanza grande, me la metterò. Va bene? E poi avere la felpa del primo oratorio del mondo creato a Don Bosco è un privilegio, è un onore. Chissà come saranno gelosi tutti i vecchi cardinali quando glielo racconterò e quando vedranno questa festa. Diranno, ma anche noi avremmo voluto fare questo incontro che hai fatto. Grazie ragazzi, grazie dei vostri bellissimi doni.